Chi è lei? Che cosa ha fatto a mia sorella? Chi è lei? Che ha fatto a mia sorella? Parli! Sembra che Miranda non abbia letto la notizia che lei e Luna sono sorelle veramente. Miranda! Miranda, piccola! Come stai? Ma... Che succede? Che è successo? Alessio, risponda! La porto a casa! Mi hanno chiamato, che è successo? È caduta? Ha avuto un calo di pressione? Luna, le ha detto la verità? No, Luna non le ha raccontato nulla. Avete chiamato un'ambulanza? Sì. L'ambulanza è in arrivo. Alessio, ma che cosa le è capitato? Ha saputo la verità, ma non è stata Luna. L'ho trovata in direzione con un tipo molto strano. Eusebio? Qualcuno aiuti mia figlia, per favore. Ma dov'è l'ambulanza? Perché ci mette tanto? Beh, io vado a cercare Luna, va bene? Vengo anch'io. No, no, assolutamente. Ora che Miranda sa la verità, starà peggio se la vede. Ehi, piccolina, sono la mamma. Sono la mamma, andiamo. Tesoro. Ehi, sono la mamma. Tu non sei la mia mamma. Luna! Luna! Papà, che c'è? Beh, sembra che Miranda si sia sentita male. Cosa? Pare che quel tizio, Eusebio, le abbia detto la verità. Quale verità? Che è tua sorella. No! Dove vai? Papà, lasciami andare, no, per favore! No, guarda che Victoria non vuole che ti avvicini. No, ascoltami, Luna! Perché le hai raccontato la verità? Cosa? Io non le ho raccontato nulla! Mamma, Luna non ha niente a che vedere. Se Miranda non si riprende, me la pagherà. Andiamo, andiamo! Non ti preoccupare, parlerò io con lei. Sta tranquilla. Papà, no. Io non le ho raccontato niente. Andrà tutto bene, tranquilla. E il problema cardiaco di Miranda è abbastanza serio. E io direi che è il caso di tenerla sotto osservazione per almeno 24 ore. Va bene. Cercate di non farla agitare. Deve stare tranquilla, ok? Mm-hmm. Sì. Non riesco a capacitarmi. Come può essere? Come può essere? Come può essere? Insomma, quello che ho fatto è stato tutto inutile. Come può essere? L'avevo protetta da tutti, dal mondo, ma purtroppo salta sempre fuori qualcosa e qualcuno riesce a mandare a monte tutti i miei piani. Senti, mamma, ti ripeto che Luna non c'entra con questa faccenda. Lei non le ha raccontato nulla. A me non importa se è stata Luna. Me ne infischio se è stata lei o non è stata lei a dirglielo. Ciò che voglio è che tu capisca che Miranda adesso sta soffrendo perché ha saputo che ha una sorella e che io non sono la madre biologica. L'unica responsabile di tutto sei tu. Dovevi dirle la verità prima. Ehi. Prima di giudicare me, metti al mondo dei figli. Ehi, Luna, ma che ti è successo? Non hai saputo niente. No, non so di che stai parlando. Qualcuno ha detto a Miranda che noi siamo sorelle. Come? E Miranda come sta? Male, Toto. È stata addirittura ricoverata. Non può essere, no. Io ho una paura tremenda per lei, Toto. E oltretutto Victoria non vuole che la veda, non vuole che le parli. Le devo essere accanto in questo momento, dov'è? L'hanno ricoverata in una clinica qui vicino. Bene, io corro da lei. Mamma. Perdona. Perdonami. Perdonami tu, ho detto delle cose che non volevo dire. Miranda si rimetterà. Speriamo. Lo so che per lei sei stata una madre impareggiabile. Ma credo che le avresti comunque dovuto dire la verità. Sì, lo so. Io avevo pensato di dirlo. Ti capisco, però... non c'è bisogno che ti giustifichi. Tu hai agito sempre per il meglio. Me lo auguro tanto. Però adesso lei conosce la verità. E da oggi la vita sarà diversa per tutti noi. Da oggi si riparte con la verità. Con la verità. Quanto sei bella, Miranda.
Sei la ragazza più bella del mondo. E sei la mia ragazza. Incredibile. La prima volta che ti ho visto, ho sentito una cosa. Qua, in mezzo al petto. Impressionante. Io non potevo immaginare che ci saremmo voluti bene fino a questo punto. Ma per fortuna nella vita tutto è possibile, come adesso. Luna è tua sorella e tutto è bellissimo. Lei ti vuole un mondo di bene e ha fatto tutto il possibile per ritrovarti. Ma la cosa migliore, migliore, migliore di tutte è che ora la tua famiglia ti aiuterà amorevolmente. Perché Victoria e Alessio ti amano, Miranda. Nel bene e nel male saranno sempre la tua famiglia. Perché hanno scelto di essere tua madre e tuo fratello. Mia amica? Sì. E me lo stai dicendo seriamente? Sì, certo. Che succede? Non ti interessa? Sono venuta a ringraziarti, Luna. Me? Sì. Sorpresa? Grazie, Luna. Salve. Come state? Stiamo aspettando. Grazie per essere qui. Beh, è il minimo. Anche i ragazzi sarebbero voluti venire, però ovviamente era impossibile. Ma hanno cantato una canzone per trasmetterle energia positiva. Sì, devo riconoscere che i nostri alunni hanno tutti un gran cuore, che sono tutti dei bravi ragazzi, mentre il mondo è sempre più pieno di gente maligna e traditrice. Salve! Allora, come state? Come sta la signorina? Come puoi essere amica di Eusebio? Calma. Come hai potuto? Rispondi, Rita, come hai potuto? Victoria, io gliel'ho spiegato, Eusebio mi ha minacciata. Non esattamente me, ma mio fratello. Non me ne importa niente, se mia figlia sta male, è solo colpa tua. Ma io non ne sono responsabile, non ne ho colpa, sono innocente, Victoria, per favore. Se Miranda dovesse peggiorare, io non risponderò delle mie azioni, calma, chiaro? Tranquilla. E adesso mamma, va via da senti, qua. Senti, mamma, sparisci, certo. Chiaro? Non mi sembra. Sì, me ne sto andando. Te ne devi andare, te ne devi andare. Come sta la piccola Miranda, me ne sto andando. Bene, signorina, stiamo migliorando. Ottimo, stai meglio, hai visto? Però, che mi è successo, dottore? Hai avuto uno scompenso per un'emozione molto forte. Stai meglio, ma devi riguardarti, va bene? Bene, però ora può tornare a casa. No, no, per ora no. La terrò in osservazione. Beh, vuoi che vada a chiamare tua madre? No, no, per favore, non voglio vedere mia madre. Con permesso. Sì, prego. Ti ho detto di stare tranquilla, che parlerò io con lei, che non devi... Voglio vedere Luna. Sì, però credo che prima dovresti ascoltare quello... Chiama Luna. D'accordo, come vuoi. A dopo. Ha avuto uno scompenso. Se non ci saranno ulteriori complicazioni, sì, la dimetterò presto. Ma il suo cuore è molto delicato. Sì. Ora scusatemi. Vuole vedere Luna? Sì, sì, però dopo, prima entro io. No, Miranda non la vuole vedere. Mi scusi, ma... Che cosa hai detto? Mi ha chiesto di chiamare Luna. Per ora non la vuole vedere. Ok. Ok, vai pure a cercare Luna. Chiamala e dille che... Stia attenta, per favore. Sì. Victoria? Io le assicuro che Luna la ama moltissimo e che starà sempre attenta, deve stare tranquilla su questo. Sì.
Allora come sta Miranda? Vuole vederti. Veramente? Ha davvero chiesto di me? Sì. Però mia madre mi ha chiesto di dirti di non affrontare l'argomento con lei. E credo che abbia ragione. Io non posso fare nulla, nulla al mondo, nulla, nulla, nulla che la metta in pericolo. Però penso che questa bugia ormai non possa più reggere, Alessio. Sì, anche questo è vero e comunque sono con te. E comunque sono quasi certa che sia stata proprio quella bugia a farla star male. Ti amo. Sai, quando da piccola venni separata da Miranda in quella maniera, rimasi sola. E ora finalmente sarò sola con lei. Fammi gli auguri. Auguri? Ti posso accompagnare se non vuoi andare da sola? No, amore. Voglio andare sola, sul serio. Stare sola con lei. Sicura? Sicura. Luna. Fa attenzione a tutto ciò che le direi. Victoria, mi sento talmente nervosa. Spero solo di avere la forza di trovare le parole giuste per raccontarle tutto nel miglior modo possibile. So che ci riuscirai. Ti posso chiedere un favore? Aiutami. Fa che Miranda non mi detesti. Aiutami. Sorella. Sono tua sorella.